parlare il senatore Pillon, che prego di prendere posto. Grazie Presidente. Ma io non volevo intervenire perché onestamente sono colpito dalla sostanziale inutilità cui avete ridotto il Parlamento, concepito dai padri costituenti come un luogo del dialogo, dell'arricchimento reciproco, e trasformato in un votificio per la legittimazione postuma dei vostri decreti. Poi ho letto l'articolo 105 quater e ho deciso di parlare, perché la gente sappia e a futura memoria. Con la norma in parola, scusate colleghi se possibile, sto intervenendo, grazie. Con la norma in parola stanziate 4 milioni di euro per, aperte le virgolette, uno speciale programma di assistenza per le vittime di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Vogliamo parlare di discriminazioni? Ho scritto all'OSCAD, che è l'organismo della Polizia dei Carabinieri che è delegato a verificare i casi di discriminazione. Mi hanno risposto. Ci sono 33 casi all'anno di discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Allora, se la matematica non è un'opinione, 4 milioni di euro diviso 33 casi all'anno, si parla di 121 mila euro per ciascun caso. Vogliamo parlare di discriminazioni? Nello stesso periodo 2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia di povertà, quindi voi avrete sicuramente stanziato 240 miliardi di euro per dare la stessa somma a ogni famiglia scesa sotto la soglia di povertà. Lo avete fatto? Neanche per idea. Nello stesso periodo 150.000 piccole e medie imprese hanno affrontato da sole a mani nude la crisi del coronavirus. Avete sicuramente stanziato 18 miliardi di euro per dare a ciascuna delle piccole e medie imprese 120.000 euro all'anno. Assolutamente no. Anzi, il 20 luglio fate pure pagare l'acconto IRPEF. Nello stesso periodo abbiamo toccato il fondo con il peggior tasso di natalità in 102 anni. Avrete sicuramente stanziato la stessa somma per i 435.000 striminziti nuovi nati nel 2019 per dare una speranza al Paese. Avrete quindi stanziato 52 miliardi di euro per i nuovi nati. Assolutamente no. Allora, la verità vera è che a discriminare siete voi, coprendo d'oro chi vi sta ideologicamente simpatico e abbandonando al loro destino famiglie e imprese. Ma almeno quei soldi fossero andati davvero a povere persone più o meno presuntamente discriminate, anche se ci sarebbe da spiegare che discriminazione si intende anche, per esempio, dire che due uomini non possono adottare un bambino, questa è discriminazione, o dire che due uomini non possono affittare l'utero di una donna e acquistare un bambino online, anche questa per qualcuno è discriminazione. Comunque, almeno questi soldi fossero andati davvero a persone povere e discriminate. La verità è che invece questi 120.000 euro ciascuno, 4 milioni di euro complessivi, sono andati ad alimentare l'apparato, quell'apparato che ogni mese, ogni anno, ogni elezione costruisce il vostro consenso politico. Allora queste non sono risorse utilizzate contro le discriminazioni. Queste, per usare le parole del segretario del Partito Democratico Zingaretti, che ha rilasciato in tal modo un'intervista il 20 maggio 2019, uso le sue parole, ha detto: in Consiglio dei Ministri portano solo marchette elettorali. Ecco, queste sono marchette elettorali. Senatore Pillon, richiamo anche lei a un linguaggio più consono a quest'Aula, e dovrebbe avere già sentito che la citazione da altri non vale per chi parla in quest'Aula. Richiami anche il suo segretario, signor Presidente. Grazie. In questo momento mi sto rivolgendo a lei. Allora, si è terminato l'intervento e ora la parola il senatore Quarto. Grazie Presidente.